Sono onorato di introdurre la commemorazione che si rinnova nella vivida e unisona memoria dei sindaci e delle personalità le cui spoglie riposano in questo luogo. Per volontà della Giunta, la circostanza odierna si arricchisce grazie allo scoprimento della targa e dalla deposizione di una ghirlanda che vogliono rappresentare un atto di ossequio imperituro rivolto alle donne e agli uomini che si sono adoperati nell'amministrazione civica, nelle sedi istituzionali, territoriali e autonomistiche e quanti nel mondo del lavoro, con opere di scienza, arte e intelletto, osservando valorosamente lo Stato, la Repubblica e la Costituzione, con abnegazione, altruismo e amor di patria, hanno contribuito a rendere Oristano migliore.